Ehi, anche tu vuoi materiali e armi a pochissimo prezzo e anche legacy moddate, eccetera? Ragazzi, allora Mister Shop va proprio al caso vostro. Infatti troverete materiali e armi a veramente prezzi bassissimi e inoltre se utilizzerete questo codice DET quando acquisterete degli oggetti, infatti nel sito, avrete un ulteriore 10% di sconto. Il link lo trovate in descrizione. Bella a tutti ragazzi, qui Reghe che vi parla e oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, prima di iniziare ricordo a tutti di utilizzare il codice DET nel sito Mister Shop se volete acquistare armi o materiali a veramente poco prezzo, a veramente un prezzo bassissimo, e se lo utilizzerete avrete un ulteriore 10% di sconto. Inoltre in descrizione trovate il mio sito dove posto giornalmente le armi che posto nei video, cioè che porto, scusatemi, e ne approfondisco di più. E inoltre potrete acquistare nella zona acquisti, ovviamente, armi a veramente poco, ma veramente poco raggio. Io cerco raggio, non, ovviamente, è l'unico materiale che cerco, infatti non pagherete in soldi, ma in raggio. In ogni caso potete scrivermi in Telegram, Discord, Instagram, se avete bisogno di un'arma, io vado direttamente a pagare. E poi mi pagate alla consegna. Easy proprio, facilissimo. Prima di iniziare, volevo fare un video, cioè un intro del video, ecco, dove volevo spiegare due cose. Come ben sapete, esistono molte armi legacy, alcune valgono di più, altre valgono di meno. Solo che alcuni si sono basati, cioè non voglio dare la colpa a nessuno, però è giusto spiegare. Adesso ora vi porto qui, singhiozzo nella sezione qua, armi, l'ama tempesta, un orgoglio contadino. Anzi, facciamo una cosa, così. Allora, cosa c'è di strano? Volevo farvi capire una cosa, durerà un minuto sta roba. Ad esempio, le lama tempesta, gli orgogli contadini, le falciatrici come io ho il progetto di fuoco, oppure anche le asce laser, hanno un valore superiore alle altre armi legacy. Ovviamente aspetta, armi legacy normali, tipo questa su questa, anzi, questa qui. In confronto con questa qui vale molto di più una lama tempesta all'82, voi dite, ma come? Io questa qua la vendo a 40 di raggio, ad esempio. Questa qui la vendo a 50, che è all'82. È molto più bassa di potenza perché la lama tempesta non può avere dei certi elementi. Ovviamente, Legacy esistono gli elementi diversi della lama tempesta da energia. Perché può essere solo energia, come l'orgoglio contadino, ripeto, scusatemi. Come l'orgoglio contadino, come la falciatrice, come l'ascia laser. Quindi, ci sono degli elementi che non può avere. Quindi, rende l'arma molto più rara. Differenza, cioè, ovviamente in base alla potenza si alza pure il valore, tipo una di queste qua, il 130, può valere anche 150 di raggio. Io ad esempio le ho acquistate così, ad esempio come prezzo. E a quella all'82 come 50 di raggio è veramente poco. Solo che ad alcuni non va bene come prezzo, pensano che sia bassa, però è giusto far capire che alcune armi, questa, la 49 la vendo a 20 di raggio, rispetto a questa qua, vendo a 50. Questa qua, ad esempio, la vendo a 40, che è al 71 e del Legacy Energia. Però a differenza di questa, tra mi malachite, infatti la vendo a 10 di raggio in meno. Capito? È tutta una roba del genere. Questa qua, ad esempio, perché non la vendo a 150 di raggio? Io al progetto posso farne quante ne voglio, le vendo a 40 e vanno veramente bene. Comunque i prezzi dei materiali alla fine rientrano nel costo. Chiudo questa parentesi, ragazzi, che penso che comunque è stata chiara come cosa. Ma non ce l'ho con nessuno, ovviamente, ho soltanto spiegato che comunque alcune armi valgono più di altre, anche se sono più basso, più alte, non c'è niente, dipende l'arma. Siamo qui con un'arma veramente, ma veramente particolare. Non è una delle più rare, ma è una bella rara. Come avevo già annunciato ieri, era un Grave Digger. Infatti, questo Grave Digger lo andremo a provare in missione. Non andiamo a dilungarci troppo, andiamo subito a vederlo, ragazzi, stiamo parlando del Grave Digger. Questo qua è quello che abbiamo visto l'altra volta, se vi ricordavate. E prossimamente vedrete pure quello al 106, stessa cosa. Natura, però in fondo, full perk blu, una figata. Sarà sicuramente forte, essendo anche full perk blu. Siamo qui con un Gravedigger 6 perk. Vediamolo insieme. Triplo danno, uno bianco, uno verde, uno blu. Doppia durevolezza,
21% durevolezza verde e 28% durevolezza blu. Più l'elemento mischiato col bonus ultimo. Bellissima quest'arma. Noi di quest'arma ne abbiamo soltanto una, però molto simile a quella al 130, che andiamo subito a vedere. Qua è anche lei legacy, però no, e questa qua sei perk anche lei, elemento, vedete, danni, durevolezza, durevolezza. È molto simile, vedete? Quindi ovviamente sicuramente esiste pure la versione al 130 e al 106. Infatti la versione che conoscevo io era, non era al 106, ma è molto rara. Il mio amico l'aveva venduta a 800 di raggio, io l'avevo, questa qua l'ho acquistata a 600 ed era al 98 di potenza, 98 di potenza, ed era a metà vita. Questa invece, vabbè, full, ne vale di meno perché quella là era al 98, è stata craftata al 98 ed era l'unico esemplare esistente, una roba assurda, solo che il mio amico non lo sapeva. Il creep che volevo mostrarvi non lo trovo. Eccolo qua, vedete, è simile, solo che questo ha 6 perk. Ci sta come arma, andiamo subito a provarla. Ha molti danni, dovrebbe fare molto. Proviamola ovviamente contro i mostri del 130. Vado a scegliermi una missione proprio casual, public. Vediamo un po' come, diciamo, si comporta, ecco. Andiamo qui, una missione proprio casuale. Può andare anche bene questa, che è da corlucente, è molto bella. Ragazzi, ci vediamo direttamente in missione, dove andremo a provare questo nuovissimo Gravedigger Legacy con 6 perk elemento fuoco. Ed eccoci ragazzi, andiamo subito, subitissimo anzi, a prendere la nostra arma, ma che bella, è stupenda. Andiamo ovviamente a togliere le altre di mezzo, bellissima, guardate che bella. Ovviamente è un Gravedigger normalissimo, full vita, ovviamente andando a controllare le statistiche, full vita 559, perché come avete visto ha doppia durevolezza. Il problema è che stiamo laggando tipo un botto. Quindi adesso cerchiamo di andare a trovare qualche mostro, ecco. Andiamo a vedere un po' i danni che fa. Quest'arma dovrebbe fare il tormento, da quello che ho visto, giusto? Aspettate. Causa tormento per 6 secondi. Mostro 140, guardate il tormento. Guardate il tormento, come gli fa male. Oh, questo non era previsto. C'ho i mostri dietro al culo, dobbiamo via. Andiamo via. È un sacrilegio utilizzarle queste armi, ma ricordatevi, io mi diverto a fare i video così, mi diverto a provare qualsiasi cosa armi. Mi piace, ho scelto io di farlo, quindi... Ad alcuni sembra strano che uso armi di questo tipo, però... Io per divertirmi faccio di tutto. Andiamo qua a distanza. Guardate il tormento a distanza. Ma come gli toglie il tormento? Gli toglie un botto? Sembra strano. Toglie 3000 e passa a beccata di tormento. Va come lagga. Mamma mia. Però comunque come arma è molto particolare. Allora, triplo danno e doppia durevolezza. Già lì sono 5 perche più l'elemento che fa tormento 6 secondi. Ci sta. Vediamo in quanto tempo riesco a sciogliere questo. Mamma mia quanto l'ho utilizzata. L'ho sciolto di brutto. Mi piace come arma, è molto 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 veloce, è un'arma all'82 contro dei mostri al 140, guardate. Sciolto col tormento, morto, visto? Ha rilasciato le apette lì, ci sta, mi piace come arma, non so voi, ditemelo sotto nei commenti se vi è piaciuta. No, a provarla ancora non ci tengo, per se no veramente la utilizzo così... Non mi piace neanche tenere tanto un'arma utilizzata molto in deposito, ecco, è brutta anche da vedere. Comunque ragazzi, come avete visto, questo Gravedigger spacca di brutto, è molto anche forte da utilizzare. Immaginatevela full perk con 6 perk, proprio una roba scientificamente comunque impossibile, perché non può esistere se non moddandola proprio tanto. Io ragazzi vi ringrazio di cuore, ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo stasera in live alle 8 se va tutto bene, se non devo fare uscite strane eccetera. E niente raga, qui da Rega è tutto, bella Rega, e ci vediamo stasera forse in live.